dove adesso c'è questo terrazzo, c'è anche questa bella venuta di tutta la zona sottostante, qui c'era l'edificio comunale, il municipio, che come si chiamava sempre allora. Quando nel 70, sì, nel 70 io ho fatto il sindaco e l'ho fatto qua, la casa municipale, che si chiamava allora, il municipio era qui. L'edificio era così, c'era un ingresso principale, si saliva una scala che era fatta a L, c'era un primo tratto quando si entrava dal portone, poi si girava a destra, c'erano delle altre scale e si accedeva al piano superiore. Nel piano superiore c'era una specie di corridoio che disimpegnava la camera del sindaco in fondo, la camera del segretario, la camera poi degli impiegati che stavano dietro lo sportello e poi in fondo la sala consigliare. Questo era il municipio sopra questo piano. Nel municipio poi c'erano due impiegati agli sportelli, due. Una è la signorina Elena De Nobili, si chiamava, bravissima. Questa signorina ricordata da tutti perché era gentilissima, che provvedeva a tutti gli adempimenti che il comune doveva offrire ai cittadini. A fianco c'era un altro sportello tenuto dal Camillo Fiorentino, cioè il padre del professor Fiorentino, Nicola Fiorentino, che provvedeva all'anagrafe e a tutte queste. Dietro poi, come dicevo prima, c'era un impiegato che era il segretario di cui abbiamo parlato prima, del fascio, Filippo Spinelli, stava impiegato là, e un'altra figura tipica pure della vita casolana, Peppenel, che era Giuseppe D'Angelo, il fratello di quel Guglielmino che faceva il barbiere in piazza San Rocco. Questi erano gli impiegati che stavano nel comune. È strano poi, perché il piano di sotto, il piano terra, diciamo che era allora, era prima adibito alla pretura. Quindi la pretura, perché a caso di prima era mandamento, cioè era un paese di riferimento per alcuni paesi qui attorno. Io penso che erano Altino, Roccascaligne, mm-hmm. senz'altro, ma forse anche altri, per cui tutti quanti si riferivano per un primo riscontro di certi atti amministrativi a Casoli. Poi si passava a Lanciano, che era circondariale la struttura. Quindi qua sotto c'era la pretura, che allora funzionava, perché per tanti atti atti anche penali, non so, ma soprattutto per le liti, questioni burocratiche, eccetera, si rivolgeva alla pretura. E quindi era una pretura efficiente. C'era il pretore, c'era l'ufficiale giudiziario, si chiamava, quello che provvedeva forse a notificare gli atti della pretura agli interessati, e poi l'usciere. Questo stava qua. Poi sul più bello, il pretore, non dico il nome, era di Casoli, tipo particolare pure questo pretore, aveva forse letto in qualche documento che aveva trovato qua, che c'era stata una perizia di non idoneità più di questo edificio, perché era cadente, qualcosa del genere, e quindi aveva imposto all'amministrazione di affittare altri locali, e la pretura si era trasferita giù a Corso Umberto I, a fianco a casa mia, insomma, quella sopra là, piano di sopra, dove c'è adesso il supermercato
quel supermercato, al piano di sopra, si era trasferita la pretura. Ma quello che è un po' ridicolo a dirlo, tolta la pretura, qua, che era, ripeto, c'erano due persone, tre massimo, ci hanno messo la scuola d'avviamento. Quindi c'era qua il corso A, quindi anche delle aule, perché io qua non so come era raccordato, era tutto un piano, si entrava e c'erano tutte queste due, c'era la prima aula, c'era una porta d'ingresso là, si entrava, c'era l'aula del corso A, poi dietro qua c'era l'ufficio del direttore, diciamo, a fianco qua la sala dei professori e poi qua altre due o tre aule. In fondo là a quell'angolo c'era l'ufficio delle guardie comunali. Insomma, ricorda tutto questo, perfettamente. Tutto, certo, tutto certo, perfetto. Perché poi nel 72 ci fu veramente una situazione che stava aggravandosi, una crepa, qualcosa del genere, e vedemmo a spostare il comune, che non, perché non era ancora pronto la sala comunale, l'edificio comunale attuale, al Palazzo Ramondo, quello in piazza San Rocco. E abbiamo fatto un grosso errore allora come amministratori. Cioè quel palazzo allora era in vendita e i proprietari volevano 8 milioni, cifra di allora. Con 8 milioni avremmo risolto il problema, fare perlomeno là tutto il palazzo, accomodandolo bene, eccetera, poi si poteva fare in casa comunale, si poteva fare in mezzo a casa, senza fare quello scatolone indegno che è stato fatto là dove c'è attualmente. Invece che il municipio oggi. Qua siamo davanti alla casa di Giuseppe Borrelli. Che cosa ricorda? Questa è la casa del professor Borrelli, che è un luminare della medicina veterinaria, di fama non solo italiana ma anche europea, perché io ho avuto modo di fare un viaggio a quei tempi, un viaggio bellissimo a Berlino e all'Università di Berlino, da Berlino Ovest, però, perché allora la Germania era divisa in due, e mi ricordo che parlavano del professor Borrelli, perché aveva scritto tanti volumi in tedesco ed era un punto di riferimento per la medicina veterinaria europea. E era una persona schiva, uno studioso, aveva un laboratorio all'inizio di San Salvatore, là operava, visitava, ed era un laboratorio dove portavano, per esempio, me lo ricordo, io ero ragazzo, perché ero amico del nipote di Giuseppe Gentile, che poi ha fatto carriera pure lui come veterinario a Bologna, eccetera, e là portavano le bovine un po' difficili, no? Quelle che dovevano essere operate, e lui quindi faceva una chirurgia veterinaria di alto livello, e quindi faceva anche dei corsi, perché venivano dei giovani veterinari da diverse zone per dei corsi di aggiornamento, cose. Era una persona molto qualificata. E ha avuto tre figli, no? Due figlie femmine, che adesso vivono a Roma, sono sistemate, sono sposate, una insegnante che io, e l'altro, il figlio maschio, è morto, è Domenico Borrelli, eppure lui era laureato in veterinaria, però è morto in giovane età. Questo ormai è un luogo conosciutissimo, perché ci sono stati gli internati. Però che cosa ricorda di questo posto? Io, per quanto riguarda la vicenda degli internati, devo fare una precisazione. Io ho condannato, condanno e condannerò sempre chi ruba
la vita degli altri, ecco, questo è il termine esatto, cioè chi sottrae l'uomo alla sua vita, alla sua libertà, ai suoi interessi, eccetera. E qua quelli che hanno fatto questo provvedimento, prima nel 38 e poi nel 40, quello proprio di internare questi ebrei italiani, questi erano ebrei italiani che vivevano in Italia e che furono presi dalle loro case senza motivo e portati qui a Casoli. Fatta questa premessa doverosa, io poi devo ricordare le cose che ho vissuto. Per esempio qua, prima degli ebrei, c'era l'officina della scuola d'avviamento. Quindi sopra stava sopra le aule, sì. E l'officina, perché la scuola d'avviamento prevedeva delle ore di aggiustaggio delle macchine, eccetera, cioè delle ore di pratica. Quindi qua venivano i ragazzi, di solito nelle ore pomeridiane c'era, questo era molto più grande di come vedete, perché c'era anche quella parte che adesso è stata assegnata in affitto, non lo so, all'Enel. Quindi era uno stanzone abbastanza grande. Qua c'erano i banchi di lavoro dei ragazzi dell'avviamento. Ricordo perfettamente che il pavimento addirittura era in terra, quindi i ragazzi facevano questa esercitazione. Ricordo un particolare: alla fine dell'anno io sopra chiesi a dei ragazzi della prima, ovviamente, ma allora vi è piaciuto l'anno scolastico, che cosa ricordate di più? Un ragazzino che veniva da Udine, però viveva presso una nonna, non ricordo come adesso, chiedo scusa per questo, per questa parentesi personale, mi disse, dice, professore, io, a me è piaciuto tutto, l'unica cosa non l'ho capita, e ricordo senza aver capito, ma hanno dato all'inizio dell'anno un pezzo di ferro e una lima e io dovevo limare, ho limato per tutto l'anno, alla fine il pezzo si è consumato e non ho capito perché ho dovuto fare. Era un ragazzo molto intelligente, e perché i ragazzi allora non si insegnava forse, sì, sì, il pezzo lui. Quindi questo c'era qua prima. Poi quando, quindi che hanno preso, cioè, prima questo, quando stiamo parlando questo del 56, 57, cioè dopo, sì nel dopoguerra. Invece prima nel, ma c'era stato anche prima, io non me lo ricordo perché non ero ancora nato, ma anche negli anni 30 c'era la scuola d'avviamento già a casa, già ci e qua c'era già un'officina. Poi durante, nel giugno del 40, quando è stato aperto questo campo di internamento, che è difficile, è diverso dal campo di concentramento, cioè il campo di concentramento prevede un luogo chiuso, ristretto, con delle regole, delle norme di non allontanamento, eccetera, all'interno del campo. Invece questo era un campo di internamento, che era diverso, cioè le persone erano internate qua e avevano anche la possibilità di muoversi. Questo me lo ricordo benissimo proprio, mi ricordo qua. Questi uscivano a determinate ore, se non sbaglio dovevano rispondere all'appello la mattina 3 volte al giorno. Però in un documento, io l'ho letto, perché i documenti li ho letti tutti questi, in un documento c'è scritto una lettera di uno che scrive al fratello, Maximilian Chagall si chiama, dice, adesso le cose vanno sempre più migliorando, perché non fanno nemmeno più l'appello, hanno capito che noi siamo cose, non fanno nemmeno più l'appello. Ecco, questo per dire come certe cose poi un po' all'italiana il regime disciplinare si è rallentato. E stavano alcuni qua, una cinquantina forse stavano qua, o perlomeno forse 30-40 qua, e altri 30-40 stavano sotto, per un totale di 80 internati ebrei, questo fino al 41, giugno 40-41. Poi nel 41 questi ebrei sono stati trasferiti a Campagna, mi sembra, a Ferrantina,
in Campania, e qua sono venuti gli internati politici, cioè quelli che noi ritenevamo contrari all'idea italiana, erano tutti slavi, cioè noi quando poi abbiamo occupato nel 1941 abbiamo occupato i paesi balcani, no, e abbiamo pure là commesso delle grosse atrocità, bisogna anche dirlo questo. Allora mi stava dicendo che qualche internato l'ha conosciuto? Sì. Chi era? Rispetto a questa foto chi era? Questo, se ben ricordo, questo è Nagler, un giovane che era fidanzato, ci ha scritto un suo parente, ha scritto pure un libro su questa vicenda. Questo stava insieme al padre qua ed era fidanzato con una ragazza di Trieste che poi è stata la protagonista di quel libro, sì. Ed è morta poi in un conflitto a fuoco tra lei e la sua partigiana, con un reparto di fascisti, ma su al nord, detto successivamente. Questo è stato poi, secondo me, insomma, la sfortuna, le cose della vita. Quando, dopo il 40-41, era stato mandato in internamento libero a Castelfrentano insieme al padre, l'aveva pure raggiunto la mamma a Castelfrentano, se non che invece di allontanarsi, quando nel 43 c'è stato poi la rottura con i tedeschi eccetera, invece di allontanarsi verso il sud si era allontanato verso il nord sperando di tornare a Trieste, perché erano triestini. Invece sono stati presi dai tedeschi, portati a Auschwitz, sono morti lì ad Auschwitz tutti quanti, insieme un altro che è morto là, io non ricordo la fotografia, ma che è questo qua, Maximiliano Segal. Di questo io ho pubblicato pure là, un suo amico, un amico di Maximiliano Segal, gli era stato trasferito a Ferrantina, era stato qui a casa, era stato trasferito a Ferrantina e scriveva a questo Maximiliano dicendo: beh, allora che si fa a Casoli? Che fa Vito Cuonzo? Ma vi dirò chi era Vito Cuonzo, che fa? Addirittura scriveva su questo libro: che fa Don Filippo seduto davanti al negozio del nipote, sta ancora là. Don Filippo era mio zio, che era prete. Quindi questo aveva stabilito, questo compagno di Maximiliano, un rapporto anche con mio zio, lo conosceva e sapeva che andava a sedersi di solito d'estate davanti al negozio di mio padre, che era il nipote là. Quindi, come vede, questi avevano stabilito anche dei rapporti di relazione, diciamo, amicale con molti cittadini di Casoli. Uno di questi, quel come si chiama? Salo Nagler. Salo Nagler. Salo Nagler è stato qua. Pare, ma è sicuro, io lo so per sicuro, ma non lo voglio dire. Ha avuto pure una relazione con una signora di Casoli. Cioè erano nati pure dei rapporti. Un altro di questi, ma non so il nome, ma credo che sia questo, Winzenfeld, questo qua, Massimiliano Winzenfeld, il nome comunque su per giù è questo, addirittura... Ciao, buongiorno. Buongiorno. Addirittura, questo Winzenfeld qua, quando stava qui, andava sempre, spesso, a cena ad un ristorante, non ristorante, è troppo di una un trattoria. Ristorante, è una trattoria che poi era, ce ne stavano parecchi a casa di quel tipo, cioè erano locali dove uno poteva entrare, poteva chiedere solo di bere, non so, mezzo litro, un litro di vino, quello che voleva, e poi si poteva far dare anche qualcosa da mangiare, si poteva far preparare o un panino oppure anche addirittura un piatto di pasta, qualcosa del genere. Questo, che era un facoltoso pellicciaio, frequentava, come altri, frequentavano questi locali qua attorno, perché è questa ancora un altro testimonianza del fatto che potevano muoversi, chi aveva la possibilità, perché alcuni di questi
erano facoltosi, mandavano dei soldi, io ho visto le loro cartelle al comune, certi mandavano un assegno di 100 euro, 100 euro era una somma allora, 100 lire. 100 lire, perché questi per esempio prendevano 6,5 lire al giorno, quindi la dega che li pagavano ogni 10 giorni, gli davano 65 lire ogni 10 giorni. E quindi questi avevano delle disponibilità, chi più e chi meno, perché qualcuno poi integrava questa decade che riceveva dallo Stato con degli assegni che si facevano mandare da casa, dai parenti che avevano, e andavano a mangiare. Uno di questi, questo qua, andava sempre dove vede là, c'era la trattoria Porreica. Prima della posta, prima di finire la salita? Subito dopo, ecco, da qua prima di finire la salita, appena sotto là, quella casa, vede? Sì, quella gialla. Quella gialla. E là c'era una buona trattoria e una delle figlie di quello che aveva la trattoria era una bella ragazza. Si chiamava, se dico il nome si capisce chi è, ma insomma non c'è niente di male, si chiamava Wanda questa ragazza, è una bella ragazza. Questo tizio si era innamorato di questa ragazza, al punto tale che dopo la guerra è tornato qui a casa nel 46-47, ha sposato questa ragazza, è una bella ragazza pure questa, e se n'è andata a Milano e ha fatto la fortuna della famiglia, perché poi questa ragazza, dopo che si è sposata, ha mandato a chiamare i fratelli, tutti quanti, li ha sistemati tutti quanti a Milano, chi negozi di scarpe, chi faceva il pellicciaio, insomma, sono diventati tutti, si sono sistemati benissimo con lavoro, sempre sistemati. Qui per dire che queste storie ne sono sorte tante, perché loro si muovevano. Un altro, per esempio, mi è stato assicurato da Mario Del Bene, che abitava qua, che c'era un internato, uno di questi, che la mattina presto andava al forno che lui aveva a Piazza San Rocco. Sì. Si sedeva sulla scaletta e aspettava che cominciasse a uscire il pane, eccetera, eccetera. No? Poi lui gli dava un po' di pizza, un po' di pane, eccetera, e questo gli raccontava la sua storia, la storia della sua vita. Poi aveva preso tanta confidenza da farlo entrare dentro, l'aveva assunto quasi come lavorante, lo aiutava a fare il pane, a mettere il pane nel forno, a tirarlo fuori, si era stabilito un rapporto quasi affettivo con questo. So di un altro episodio, però questo è successo dopo con gli slavi, perché con gli slavi poi il rapporto è stato più difficile rispetto agli ebrei. Dopo il 41, quando sono stati trasferiti gli ebrei e sono arrivati gli internati slavi, quelli erano più, come dire, quelli che vedi pure qua di fotografia, erano più, non erano italiani, perché gli ebrei tutto sommato erano italiani, erano ebrei italiani che stavano a Trieste, questi invece stavano proprio nelle loro città, Lubiana e altri posti, erano stati presi come sovversivi e quindi si comportavano anche con astio nei confronti della popolazione, quindi i rapporti erano diventati molto molto più difficili. Questa è la realtà che io so. Però signora, io chiedo non a lei ma a quelli che stanno ascoltando, cercate di capirmi che qualche volta sono stato preso per uno che voleva difendere, io non voglio difendere le gerarchie fasciste e nemmeno quelle di Casa Savoia, perché loro sono stati i grandi responsabili nel 38 a fare una legge, le cosiddette leggi razziali, che suonano offesa alla dignità dell'uomo, insomma. Ora qua siamo di fronte all'ex ospedale che sta in via Gonzalvi. Parlare di questo ospedale mi fa ritornare in mente un periodo della mia vita, gli anni 60.
che io sono stato anche qua presidente dell'ospedale, del consiglio di amministrazione dell'ospedale, perché prima, adesso c'è la ASL, prima non c'era la ASL, cioè ogni ospedale era autonomo e aveva un consiglio d'amministrazione formato da 5 componenti. C'era un presidente, c'era e poi 4 consiglieri. L'ospedale, il consiglio di amministrazione aveva un segretario che era Carlo Barrella, il cugino del Barrella qua, che aveva l'ufficio, e questo consiglio di amministrazione provvedeva a tutto, riceveva un compenso dallo Stato, ma il compenso era commisurato al numero di degenze giornaliere dell'anno precedente, cioè si facevano i conti, ricordo anche le cifre. La prima volta avevamo 1800 lire per ogni giornata di degenza dell'anno precedente. Quella somma, con quella somma noi dovevamo provvedere a tutti i bisogni dell'ospedale, esclusi gli stipendi dei medici, che venivano, i medici venivano pagati a parte dallo Stato. Questa era l'attività che si svolgeva. Però come è sorto l'ospedale? Forse bisogna fare anche un cenno alle sue origini. L'ospedale di Casoli, questo, è sorto nel 1943, nell'inverno 43-44, quando a Casoli c'erano circa 20.000 più sfollati dai paesi limitrofi, e tutta questa popolazione aveva bisogno di cure mediche, ma più che altro di cure infermieristiche, eccetto per esempio le donne che dovevano partorire, eccetera, che erano sfollate, non sapevano dove andare. Allora un intelligente ufficiale americano convinse il dottor Guido Di Giorgio, il dottor De Cinque e Maddalena Ricci pure, che erano giovani e un po' sensibili a certi problemi, di organizzare qualcosa per provvedere alle esigenze sanitarie di queste persone. E istituirono a Palazzo Ramondo, presero 2 o 3 camere al primo piano di Palazzo Ramondo, quello che sta in Piazza San Rocco, no? E istituirono una infermeria là. Questi medici di caso li andavano a prestare gratis la loro, penso anche l'altro medico condotto, il dottor Ramondo, credo che partecipasse a questa attività. E quindi da là cominciò a venire così, a istituzionalizzarsi quasi questa infermeria per la popolazione. Poi il dottor Giuseppe Contaldi, era un medico che io non ho conosciuto, però in eredità aveva lasciato il suo palazzo, che era questo, non agli eredi ma al comune, con la condizione che doveva ospitare un ospedale. E quindi l'infermeria allora fu trasferita qua. Questa è rimasta infermeria fino al 1968-69, anno prima o anno dopo, adesso non mi ricordo con precisione. Perché per passare da infermeria ad ospedale di terza categoria, come si chiamava allora, era necessario avere 2 reparti, quello di chirurgia e quello di medicina. Noi avevamo un solo reparto, che era chirurgia, c'era il professor Lannutti che metteva tutti qui dentro e faceva tutto lui, sia la medicina, la chirurgia, laboratorio, analisi, faceva tutto. Quella è stata la fortuna che era il professor Lannutti, effettivamente ha portato su questa attività, che poi provvedeva a tutto. C'erano 2 suore, le suore abitavano qua, c'erano 3 suore, 2 abitavano qua, una suora molto energica, molto attiva, era di Pennadomo, suor Clementina, una cosa del genere si chiamava.
Suor Caterina si chiamava, che era molto attiva e molto decisa, tant'è vero che le cinque portantine che noi avevamo assunte, si chiamavano portantine, che poi sono diventate infermiere, e più Maria Antonietta, una ragazza un po' sorda, che lavorava moltissimo, 24 ore su 24 qua stava, e con questa paruta personale, questo numero molto minimo di personale, ha mandato avanti certe volte. Qua vi ricordo che c'erano anche 105 ricoverati al giorno, perché su questo numero, perché la mattina quando io venivo andavo là all'ufficio, dove c'era l'ufficio, chiamiamo ufficio di presidente, era quel buco là dove stava il segretario, e c'erano due impiegati. Uno era Travaglini, è morto con un incidente ciclistico, è stato messo sotto, vabbè. Sì. E i figli sono Massimiliano sì. Fulvio e Massimiliano, più una sì. E l'altro pure è morto tanto tempo fa, Ernani Savelli, che era lo zio di quello che mo si chiama Blunda, quello che fa il professore, no? Si chiama avvocato. Alberto, lo zio di Alberto, Ernani si chiamava. Questi due erano impiegati. Allora, uno di questi, Ernani, la mattina doveva con un foglietto fare il giro, vedere quanti malati, quanti degenti, si chiamavano così, c'erano. Perché doveva provvedere a fare la spesa, e poi usciva e andava a fare la spesa, comprava tutti i generi che servivano alla cucina che stava qua sotto. Quindi era una conduzione molto, molto, molto familiare, molto. Però è stato un periodo di una utilità. Un'utilità sorprendente perché in quel periodo non c'è la sanità attuale, viene tanto bistrattata, tanto criticata, siamo d'accordo, ma è una sanità che ha anni luce rispetto a quella che c'era allora, perché allora non c'erano tutti i sistemi, né era possibile accedere ad altre strutture, no? Quindi tutto, chi qua nel circondario, anche verso il mare, Archi, non so, Altina, tutti dovevano fare riferimento all'ospedale di Casi, che ha lavorato tantissimo. Tanto, poi per avere questo riconoscimento ad ospedale di terza categoria, fummo costretti a comprare questo edificio qua. Perché qua... quello di fronte. Questo di fronte. Per passare da uno all'altro facemmo la passerella. Quella passerella, mi ricordo, costava 25.000 lire per fare quella passerella, per passare qua. Qua, secondo la norma, adesso lo posso dire a distanza di tanti anni, bisognava avere almeno 50 posti, sia di chirurgia e altri 50 della medicina. La medicina stava qua, perché Lannutti, insomma, era talmente geloso del suo reparto che quindi aveva occupato tutto questo e non rilasciava ambienti a disposizione della medicina. Quindi facevamo venire il professor Artiglia e la moglie all'analisi, e lui, il professor Artiglia è bravissima persona, anche un ottimo medico, e qua dovevamo mettere 50 posti letto. Però per la verità, siccome sono due camere, vede, quelle là e quelle, comprammo 23, me lo ricordo, in 35 reti, mettiamo queste 35 reti, non ce ne entravano di più, però io fui costretto a dichiarare che erano 50 i posti, e il medico provinciale che provvedeva a controllare tutta l'attività dei medici avallò questa e ci concesse il riconoscimento di ospedale di terza categoria. Poi dopo, negli anni 70, e c'è stato ancora negli anni 70, altri consigli di amministrazione, avviammo noi quella costruzione del palazzo delle,
Il nuovo ospedale, mi ricordo che si era previsto 3 piani, poi fummo con i terreni erano di Don Guido? Della moglie, non di Don Guido. Ah, della moglie. Della moglie di Don Guido. Ma quella fu una scelta, pure quella sbagliata, però allora, come ho detto, dal centro là, la piazza del Popolo, là c'era il centro, c'era la donna Marianna, dei cinque, tutti quanti quegli altri che stavano nella Democrazia Cristiana, allora decisero per quel posto, perché secondo loro, secondo quella mentalità che era distorta, però era la mentalità di allora, la gente così doveva passare attraverso Casole per andare all'ospedale e avrebbe fatto delle compere, avrebbe negozi, eccetera, eccetera. Ma naturalmente poi non avevano previsto che poi il discorso adesso si fa con le macchine e quindi il discorso è avevano pensato a un indotto superato, tutto legato al pedone. Questa è la vita dell'ospedale, poi si è trasferito sotto e è stato, però quello bisogna dire la verità, è stato, il sito è stato inidoneo per dir poco, era un fido, però è stato fatto bene, perché c'era un ingegnere, un architetto di Roma, non ricordo bene il nome, ma era talmente ligio alla sua professionalità, talmente preciso, veniva tutti i sabati da Roma a controllare se l'impresa aveva fatto questo, so che aveva fatto rifare parecchie cose come le scale, aveva fatto rifare per esempio l'impianto di ossigeno, perché era previsto allora, quando stava qua fuori c'erano delle bombole di ossigeno, quelle alte così che bisognava andare a prendere la mattina al Maestro Rocca, insomma. Invece quello aveva visto che non c'era questo impianto previsto là, disse no, facciamo un ospedale e poi facciamo ancora con le bombole. Quindi è uno che è stato molto attento, difatti pur con tutta la non idoneità del sito, l'ospedale è stato fatto abbastanza bene come dislocazione, i reparti, le altre. Quindi sia strutturalmente che come funzioni, perlomeno penso che sia così. Allora, qui siamo davanti a casa di Antonino Di Giorgio. Veramente Dico. Questa è la famiglia di Giorgio Giulio, il notaio, che era il capostipite. Poi Giulio Di Giorgio aveva parecchi figli, aveva 2 figlie femmine. E 2 maschi, perlomeno così mi sembra di ricordare, ma penso di sì. Una delle Melina, la prima figlia, aveva sposato il dottor Rainaldi, la seconda aveva sposato il giudice di Bartolomeo, e poi i figli maschi, Guido e Antonino, vivevano qua con i genitori. Poi Don Guido, prima veramente forse si è sposato Antonino, e ha sposato, Antonino faceva l'avvocato, ma io lo ricordo di più come scrittore, perché era veramente uno scrittore importante, ha avuto forse poco riconoscimento sul piano nazionale, ma anche locale. Perché aveva una scrittura fluida, precisa, attenta, i suoi testi erano testi corposi, pensati e ripensati. Per esempio già quello sulla casa di Antonino Di Giorgio, scrittore, aveva scritto quella prima opera che secondo me era più importante, Ragionamenti e altre prose, è un libro denso di riflessioni attente sul sociale, sulla vita dell'uomo. Ha scritto poi tanti altri testi, ha scritto poi un romanzo, Un'estate in bicicletta, che riguarda gli avvenimenti dell'ultimo periodo, del periodo bellico, 43, 44, 45. Oltre a Antonino, poi qui viveva anche Don Guido, una persona squisita, un medico che partecipava molto più di Antonino alla vita associativa, tant'è vero che è stato presidente per lungo tempo dell'associazione sportiva
ha contribuito proprio a far nascere nel 52-53 l'associazione sportiva qui a casa, i primi campionati, allora si chiamava campionati di promozione, insomma, ed era interessato molto alla vita, anche alla vita politica, perché erano socialisti tutti, come diciamo per DNA familiare. Il padre era un notaio, aveva lo studio là in quel primo spazio, ed era un notaio molto, molto richiesto, nel senso che quasi tutti gli atti che si facevano, loro se ne facevano tanti. Come si chiamava? Giulio. Giulio. Don Giulio, Giulio, Don Giulio era il notaio di tutti, insomma. Io a casa ho parecchi atti notarili dei miei familiari, tutti redatti da Don Giulio. Dove stiamo qui? Questo dovrebbe essere, dico dovrebbe perché io non sono troppo sicuro, ma è quello che si chiama la Cavut, cioè quella zona che fa parte della vecchia zona nominata nelle vecchie carte topografiche, il quartiere dei Merli, che dovrebbe essere questo, cioè la Cavut, si chiamava così perché questa zona, forse perché è molto esposta d'inverno, qua mi ricordo sì, che è a nord e quindi era esposta ai venti, al freddo, forse si infilava pure qua in questa strettoia e dava molto fastidio, ecco perché si diceva che c'era Cavut. Ma la Cavut però forse include anche altre case sotto là, verso quella via. Allora, qui siamo a Via Centrale, siamo nella zona dove c'era il Palazzo dei Nobili, quello che poi fu distrutto nel 1799. Sì, questo è un palazzo, noi lo chiamiamo, da quando ero ragazzo chiamavamo sempre Palazzo Sfacciata, ma questo era il Palazzo di Ferdinando dei Nobili, che era un fattore, diciamo, del Duca d'Aquino, cioè quello che provvedeva a riscuotere i compensi dovuti dai coloni e questo al feudatario. Quindi pare che sia stato molto dalle carte storiche, ma io non sono uno storico, quindi non posso accertare e affermare tutto con molta determinazione e chiarezza, ma pare che questo Ferdinando dei Nobili fosse un esattore molto esigente, molto crudele, non dava spazio magari a qualche ritardo nei pagamenti eccetera, per cui suscitò tra i casolani di allora, stiamo parlando del 1799, suscitò dei risentimenti che sfociarono in una rivolta. Però questo bisogna anche dire che era un periodo proprio, un periodo di interregno tra il regno dei Borboni e la nuova ondata di Napoleone I, dei francesi che erano venuti qua in Italia in quel periodo, e quindi avevano propugnato pure i francesi una certa idea di libertà, di rivolta al sistema feudale di allora, per un motivo o per l'altro è registrato agli atti che qua ci fu una rivolta sanguinosa da parte dei casolani che vennero qua dove c'era questo palazzo, ammazzarono sia Ferdinando dei Nobili e tutta la sua famiglia, compresi i servitori e tutti gli altri, diedero fuoco al palazzo distruggendolo completamente. Nessuno ha mai provveduto o voluto, non lo so, ricostruire qualcosa. Io penso che il palazzo si allargasse anche a questo tratto di strada, cioè qua forse non c'erano quel periodo queste case, per cui la collina scendeva o degradava in modo, tanto i documenti parlano di questi cadaveri barbaramente trucidati, sì, e buttati giù per il canalone sarebbe questo. Si dice che anche il corpo di Ferdinando fosse stato buttato lì, addirittura col cane sopra poi. Questo sta scritto, però io queste cose non posso affermarle con certezza.